Momento importante, quindi ecco che inizia a sventolare il tricolore, a battere le mani, a dare energia ai nostri ragazzi in campo. 3 di vantaggio, 2-1 per l'Italia, ultimo test match per i nostri azzurri verso il mondiale con Io a servire per ai trovare ai il ai punto. Ai. Michele Baranovic si è fatto contagiare da Mao, spalle alla rete, poca reattività, bisogna sempre seguire la traiettoria perché il nastro può creare questi tipi di opportunità su cui poter cercare almeno, vedete, toglie lo sguardo, lascia la schiena al nastro e l'unico in questa rotazione che può fare qualcosa è proprio Michele. Scambio, inside out, va bene, vedete che situazione si propone, le coperture, se loro dovessero difendere e la palla è buona, aspettiamoci di più la palla in 4, che altro, che stanno andando meglio rispetto ai due opposti. Un pelo prima arrivare nella posizione, se non arrivi ti fermi dove sei, ok? E un pelo prima scavare centimetri importanti verso la palla, stanno molto bassi in avanti con quel bagger su quella palla forte nel cilindro di difesa del difensore. Ecco Rossini, dare indicazione alla sua linea per sistemare la ricezione, per difendersi dall'attacco del secondo palleggiatore cinese. Yu verso Maruotti, Baranovic a aggiustare, Nelly ad attaccare, botta salvata in fondo al campo da Du, disastro cinese che ci regala i 3 match point, 24-21, 3 match point per chiudere il discorso preparazione, test match e pensare solo a questo esordio del 9. Meno male che Yu è il palleggiatore che in maniera molto autorevole dovrebbe chiamare quella palla. Randazzo, 24-21, palla su quel nastro, Yu. La palla piazzata da parte di G, il punto per l'Italia. 25-21, l'Italia chiude con 2 vittorie sulla Cina e si presenta così all'esordio del mondiale domenica prossima, 9 di settembre, al Foro Italico all'aperto, in una notte sicuramente meravigliosa dove ci saranno veramente tutti